Ciao ingegneri e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo delle differenze tra verniciatura, colorazione standard e colorazione UV resistente. Andiamo a vedere! Partiamo dalla verniciatura. Si tratta di uno strato di smalto applicato su tutta la superficie del pezzo, che oltre a conferire una colorazione, applica anche uno strato protettivo che protegge dai graffi e dagli agenti atmosferici. In pratica non fa altro che prolungare la vita del tuo pezzo stampato in 3D. La nostra vernice è uno smalto poliuretanico bicomponente con una finitura semilucida di 30 gloss. È eseguita con applicazione a spruzzo in un'apposita cabina di verniciatura, proprio per garantire la migliore qualità. Sul nostro sito abbiamo ben 8 tinteral, ma puoi chiederci quella che vuoi, possiamo eseguire anche verniciature a campione. La colorazione, a differenza della verniciatura, è un processo che avviene per impregnazione. Cosa significa? Mi spiego meglio. Mentre la verniciatura è un processo applicato tramite spruzzatura che crea appunto un sottile strato su tutta la superficie del pezzo e può modificare anche delle piccolissime tolleranze, la colorazione avviene appunto tramite immersione del pezzo in una sostanza liquida colorante a 70 gradi per un certo tempo. In questo modo il materiale assorbe nei primi strati tutta la colorazione. Ad oggi proponiamo sul nostro sito due tipi di colorazione, una standard e una UV resistente. La colorazione standard è ottima per oggetti ad uso interno perché crea un'ottima tinta scura, ma è poco adatta all'esposizione ai raggi del sole. La colorazione UV resistente è invece adatta per oggetti ad uso esterno. Difatti, anche all'esposizione della luce del sole non perde la sua perfetta tinta nera. Sul nostro sito potete comunque trovare una comparazione tra questi due tipi di colori. Trovate il link qui sotto in descrizione. Bene, se questo video ti è stato utile e ti è piaciuto, ti invito a metterci un mi piace, a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato sull'uscita dei nostri nuovi video. E seguici anche su tutte le nostre pagine social. Ciao a tutti e buona stampa 3D!